Alla Federico II si respira aria europea, grazie a progetti finanziati dall'UE che puntano a valorizzare il talento di giovani ricercatori. I progetti di ricerca internazionali del Dipartimento di Studi Umanistici della storica Università Napoletana puntano a creare dei veri e propri team di studiosi che riescano a sfruttare i finanziamenti dell'Unione Europea, come spiega anche il prorettore dell'Ateneo Arturo De Vivo. Qui nel Dipartimento di Studi Umanistici si presentano i ricercatori che hanno ottenuto dei finanziamenti su progetti europei. Sono progetti molto competitivi e, per darvi una dimensione, i primi due progetti sono due progetti ERC, quindi tutti su fondi europei di un importo minimo di 1,5 milioni di euro. Un dipartimento, quello degli studi umanistici, che quindi punta sui giovani e sulla possibilità di crescere ancora grazie alle loro competenze. Sentiamo il direttore del dipartimento, Edoardo Massimilla. Un dipartimento ampio, multidisciplinare, un dipartimento che può contare, accanto diciamo, a scuole di prestigio consolidato, anche sull'apporto di studiosi giovani capaci di assumere ruoli direttivi nell'ambito di progetti finanziati dall'Unione Europea. Il Dipartimento ha attivi adesso due progetti ERC. I ricercatori quindi al centro di ogni progetto, con la possibilità di spiegare all'intera platea che è intervenuta alla presentazione in cosa consistono i propri studi. Ascoltiamo Bianca De Divizis, professore associato di storia dell'arte moderna, e Antonella Ambrosio, ricercatrice in paleografia. Si tratta di un progetto di 5 anni finanziato per 1,5 milioni che si occupa sostanzialmente del rinascimento nell'Italia meridionale, con particolare attenzione ai temi come la memoria storica, la cultura antiquaria e la committenza artistica nei centri urbani dell'Italia meridionale continentale tra 400 e 500. Il nostro progetto è ENARC, European Network on Archival Cooperation, è un grosso progetto di 14 partner provenienti da 10 paesi europei, e il nostro obiettivo fondamentale è quello di rendere accessibile la documentazione europea, soprattutto medievale, per tutti, quindi su grosse piattaforme, di cui una delle più interessanti è monasterium.net,